Ciao ragazze e ciao ragazzi, come potete vedere dal titolo, questa è una tipologia di video che innanzitutto non avevo mai fatto sul mio canale e inoltre è in collaborazione con De Rusciattatti, spero di dirlo bene perché te lo giuro, sono un'imbranata su queste cose. La prima volta che ho visto questo video è appunto nel suo canale e mi era piaciuto come tipologia di video perché ti dà la possibilità di far girare i rossetti, perché comunque per chi ne ha più magari di 10, ecco, diciamo una cifra così, ti permette di ogni mese utilizzarli tutti. Questo è appunto a ogni marchio il suo rossetto e vi mostriamo in pratica i rossetti che andremo ad usare nel mese prossimo, quindi noi siamo ad agosto e vi mostrerò i rossetti che utilizzerò a settembre, così riusciamo ad intenderci. Io ho scelto per adesso, per iniziare con qualcosa che ho di meno, quindi per quelli che ne ho pochi, della Essence, che pochi poi bisogna vedere cosa si intende. Della Essence ho 4 rossetti long lasting, tra cui uno in edizione limitata, e 2 tinte, una delle vecchissime Stay Matte, quindi Stay Matte, sì, che ormai non ci sono più in commercio, e una novità che uscirà non so se a settembre o a dicembre, comunque che io ho preso al DM, ovvero questo, che dovrebbe essere simile, cioè la confezione fanno ricordare i Dior, di Dior mi pare che sia, o i Maybelline che hanno anche copiato, eccetera, eccetera. E questo lo vendono come, aspettate, liquid lipstick, quindi un rossetto liquido. Allora, iniziamo dai long lasting. Io ho nella collezione permanente questi tre, che sono il 14, 7 e lo 04. Il 7 e lo 04 sono ormai cioè, dalla permanente da molto tempo, e il 14 invece è uno dei nuovi, diciamo, che sono entrati in collezione, degli ultimi. Allora, lo 07 si chiama Natural Beauty. Voilà. Vabbè, ma comunque voi vi fidate, no? Ed è un beauty, vabbè, è un rossetto nude che è perfetto per le mie labbra, comunque sia. Infatti ho preferito iniziare anche da questa tipologia di rossetti perché mi permette di utilizzare i nude che io comunque utilizzo spesso anche per andare a lavoro, infatti lo utilizzerò sicuramente. Poi abbiamo sempre della linea permanenti, due rossi, uno un po' più scuro, uno un po' più chiaro. Abbiamo il 14 che è Adorable Matte e 04 On the Catwalk. Iniziamo da On the Catwalk, che come vedete è questo rosso qui, un po' scuro. Eccolo qua. Adorable Matte, che è questo qui, quindi come potete immaginare un matte. Gli altri erano un po' più sheer rispetto a questo, che ha un colore molto più intenso, come potete vedere. È un rosso, il signor rosso della Essence. Inoltre ho questo che è un'edizione limitata che a volte potete ritrovare nel sito, cioè ovviamente non l'ho detto perché mi sembra molto ovvio, però è giusto dirlo. I rossetti Stand Essence li potete trovare dalle OVS, a volte dal Lupin, so, sì, dal Lupin sicuro, OVS, spesso dalla Coin e comunque nei siti online come quel sito tedesco di un nome che io non riesco a pronunciare ora, in questo momento è nella mia mente, ma magari ve lo lascio nell'info box, e Machilalia, il sito spagnolo. Nel sito tedesco comunque a volte trovate le edizioni limitate vecchie, quindi magari ci sta che potete trovare questo rossetto. Ho visto che c'era la palettina di questa edizione limitata, che è la Dark Romance, che non l'ho detta, e quindi uno ci prova se vi piace. Ecco, questo è Painted Love, lo 02 di quella collezione,
ed è questo rosso, ok, molto più, l'altro era più scuro, questo è un po' più, non so se si nota, un po' più chiaro, ecco. Poi, quelli hanno un prezzo, questi rossetti, era partito da 3,45 euro, poi con l'anno è andato ad aumentare, ora è 3,85 euro, quindi quasi 4 euro. Parliamo di questi, non sapevo se metterli o meno in questo video, però ce li ho, quindi vorrei utilizzarli, e comunque sono una specie di rossetti, quindi è meglio utilizzarli. Questo è lo Smoothie Berry 02, lo Stay Matte. Come dicevo, non si trovano più questa linea ed è un peccato perché erano veramente validi. Io l'avevo preso questo nell'onda di Clio Makeup perché aveva detto che era bellissimo, stupendo, e tutte siamo andate come brave pecorelle a comprare questo, che appunto è lo 02 Smoothie Berry. Io non l'ho mai utilizzato, devo essere sincera, l'ho preso, l'ho mollato lì, poi tra una cosa e l'altra. O perché non era il colore adatto che volevo in quel momento, o comunque tra i traslochi vari, non l'ho più messo. Ed è questo pazzesco colore che, come potete vedere, cioè, non è per niente, diciamo, invisibile, ecco, è molto notevole, ecco. Questi hanno diciamo, la particolarità di essere appunto così vividi e poi di diventare matte, quindi sono veramente stupendi. È un peccato che non si trovano più, però io ve le mostro perché sicuramente sarà quello che andrò ad utilizzare insieme agli altri. Infine, questa novità che comunque vedrete nell'haul del DM. Questa è una delle rare cose che ho preso di make-up e volevo prendere un altro colore, ma non ce n'erano più. Ha la particolarità di questa spugnetta un po', come potete vedere, schiacciata così, e il rossetto in questione è questo colore qui, che diversamente da quello matte, questo non diventa matte, è questo qua. Come vedete è un rosso che però va sul corallo, ecco, base aranciata, ecco. Non va, come vi dicevo, a mattificarsi come l'altro, infatti se io andavo a passare continuava un po' a trascinarsi il colore. Questo perché secondo me questa è una tipologia di rossetti gloss, che sì, hanno colore però rimangono glossati, quindi non so come li venderà qui in Italia la Essence, ma sicuro non sono rossetti matte o tinte, ecco, è semplicemente un rossetto liquido gloss. Non so a che prezzo lo metteranno e ora in questo momento mi sfugge quanto l'ho pagato, ma lo dirò sicuramente nel video haul. Niente, questi erano i miei rossetti che farò girare a settembre, quindi ve lo giro adesso che è ad agosto, ma, e ve li mostro ad agosto, ma sicuramente li utilizzerò a settembre e poi vi darò la mia opinione. Nel frattempo saluto Jessica e gli do un grande bacione perché comunque io è una ragazza che seguo, che commento soavemente, perché io le persone che seguo con, diciamo, affetto e tipo stalkerizzando sono una che commenta spesso tutti i video che magari fa. Quindi mi piace come ragazza, mi piace come fa i suoi video e vi consiglio quindi di passare dal suo canale se ancora non la conoscete. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!